avevano bisogno di legna per cucinare, per vivere, e quindi tagliando alberi generavano ulteriormente i problemi, perché alle prime piogge andava tutto giù, quello che succede quello oggi. Che succede oggi. E il circolo quindi era vizioso, nel senso che non si riusciva a uscire. Altro merito di Luigi Giura, la realizzazione di un piano regolatore che mettesse in regola, proprio da un punto di vista normativo, quali alberi dovessero essere tagliati e quali no. Questa legge fu applicata per tutto il regno e così non si avevano smottamenti, frane e, come oggi. E quello che, che sì. È successo per esempio a Sarno 20 anni fa, quando morirono 190 persone. E quindi questo fu un altro merito del Giura, ma lui, io vi cito soltanto alcune opere le più importanti. L'impianto fognario della città di Napoli, ancora oggi funzionante, è stato realizzato da Luigi Giura. La bonifica del lago del Fucino, alla quale neanche i romani riuscirono a mettere mano, fu realizzata da Luigi Giura con un progetto di un canale sotterraneo che passa sotto la montagna di 6 km. Quindi era una mente illuminata, era davvero una mente illuminata. Vogliamo andare sul posto?